compito è ragionare in termini di scuola e equità riguardando quello che è stato il percorso che abbiamo fatto dal 2014 al 2018 in relazione a che cosa significa lavorare con le lenti dell'equità all'interno di un setting come quello scolastico. Quindi soprattutto quello che io posso portarvi come filo conduttore è che sostanzialmente è un'azione sfidante e che prevede un processo che è da tenere caro, bisogna curarlo questo processo, perché le domande con cui dobbiamo entrare all'interno di questo percorso è sono con quali linguaggi, con quali gruppi, con chi collaborare a diversi livelli, dove reperire i dati, come lavorare e fare scelte. Queste sono un po' le domande guida che hanno guidato noi all'inizio e che in realtà guideranno anche tutte le presentazioni di questa giornata e poi la riflessione per poterlo portare nel quadro del piano nazionale a livello regionale. Dovremmo cominciare con il passaggio oggi pomeriggio a vederlo, quindi come le concretizziamo. Ma tante cose sono già state fatte, io su questo non entro in modo specifico, ma diciamo che questi sono i processi di generazione delle disuguaglianze, questa è la base, lo sfondo integratore che dovrebbe essere comune a tutti, perché su questo poi noi possiamo lavorare con programmazione, con interventi e altre cose. Ci sono, sostanzialmente vi leggerò i determinanti distali e prossimali che poi invece quando si tratta di vulnerabilità rispetto al danno già ragioniamo di salute, fino alla possibilità di prevenire conseguenze ingiuste. Queste parole, soprattutto i determinanti distali e prossimali, mi serviranno per capire quale ottica di programmazione possiamo avere in Piemonte. Perché gli approcci al setting scuola nel 2014 sono stati definiti come due sostanzialmente. Uno di setting, dove si facilita lo sviluppo di scuole che promuovono salute e adottano un approccio globale, che è quello che le scuole che promuovono salute a livello internazionale definiscono come il più efficace. Ma non abbiamo solo un approccio di setting, quindi quando entriamo dentro la scuola e ci lavoriamo, ma abbiamo anche sostanzialmente un approccio opportunistico, che non è una parola che ha un significato negativo, ma è il luogo, essendo la scuola il luogo privilegiato in cui raggiungo la mia popolazione target, lo possiamo fare se abbiamo le lenti dell'equità con un'attenzione particolare e quindi avere, leggiamolo in positivo, l'opportunità di entrare e programmare soprattutto gli interventi. Quello che è stato fatto quindi nel 2014 e di questo vi dirò proprio poco perché sarà oggetto probabilmente di approfondimenti se servono, ma con la scuola presente, e sarà anche il punto di partenza per ricominciare a ragionare di disuguaglianza all'interno della scuola, ovviamente con tutti gli attori a tavolo, quindi verranno portati questi risultati nel gruppo tecnico regionale, nei diversi luoghi in cui si potrà lavorare. Noi avremo un'ottica più opportunistica e ci entrerò a brevissimo. Quindi l'approccio di setting è quella che mette in atto un piano strutturato. Se noi lavoriamo con scuole che hanno ben presente questa modalità, allora è chiaro che l'interazione potrebbe essere più semplice, perché la scuola fa un profilo di salute che si integra con i monitoraggi e i dati di sorveglianza che noi possediamo, e le domande con cui dobbiamo lavorare sono: le risorse che ho le alloco in modo proporzionale al bisogno già dentro la scuola? E sono domande che torneranno anche per l'approccio opportunistico. Quindi ho ragione sempre nella scuola di pensare che la mia azione agisca con diverse intensità. La letteratura, lo vedremo successivamente, ci dice che in realtà è proprio così. L'approccio globale
con il quale le scuole, che sono i nostri futuri interlocutori, attuali e futuri interlocutori rispetto alle disuguaglianze, dovrebbero lavorare in termini di... dovrebbero lavorare in termini di approccio globale che riguarda sia la parte di insegnamento e di curriculum che il benessere in tutte le sue condizioni, quelle scolastiche proprio del contesto fisico, quelle delle relazioni sociali, degli strumenti per l'affermazione di sé e della salute tout court. Per questo era stata usata una griglia di Odit dove la policy scolastica, quindi di quello che si interessa alla scuola rispetto al benessere degli studenti, in tutti i suoi passaggi prevedeva un'attenzione specifica all'equità. Quindi ci si mette le lenti dell'equità e si ragiona dove possono esserci le disuguaglianze oppure no. Ovviamente questo è uno strumento fatto per i dirigenti scolastici e referenti alla salute all'interno della scuola. Mentre per l'approccio opportunistico, vedete, abbiamo provato a mettere su una linea i determinanti di stadi prossimali e i comportamenti a rischio fino ad arrivare al problema di salute, a questo punto la domanda fondante per noi è: ho ragione di pensare che la mia azione agisca con diversa intensità nei diversi gruppi? Se io lavoro nell'ambito della scuola, lavoro un po' con i determinanti distali, molto con quelli prossimali e ragiono in termini di comportamenti a rischio. E quindi ho tante opportunità di intervento, questi interventi che io posso offrire alla scuola. Ma a questo punto la domanda fondante è: questo fattore su cui voglio agire presenta distribuzione diseguale nella popolazione? Le risorse che ci metto sono allocate in modo proporzionale al bisogno? Tutto questo ha a che fare con la definizione di come l'azienda sanitaria può ragionare in termini di disuguaglianza, in termini di offerta alle scuole. E c'è una griglia, alcuni di voi forse nel 2016 mi sembra hanno anche tentato di rispondere a questa griglia, che è ancora attuale, ma di fatto, perché è stata data ai referenti alla salute e ai referenti dei piani locali della prevenzione, dei set in scuola in modo particolare, ma in realtà alcune cose si sono fermate lì, forse perché i tempi non erano ancora maturi. Quindi in realtà dov'è che siamo rimasti rispetto a quelli che erano i due approcci di setting e opportunistico? Di fatto abbiamo fatto una revisione di letteratura che è stata da poco aggiornata e abbiamo nel tempo, dal 2014 ad oggi, tentato di attivare formazione sulle disuguaglianze per tutte le scuole, avendo risultati alterni, perché non sempre si era pronti a ragionare, proprio perché il linguaggio che avete usato, come l'inclusione, come altri linguaggi tipici della scuola, non sempre erano direttamente inseribili e comprensibili rispetto ai linguaggi e anche ai pensieri che stavano dietro all'equità. Ma questo mi sembra che intanto è un altro discorso, ma mi sembra che nel tempo le cose siano migliorate e soprattutto siamo arrivati ad avere un linguaggio comune, perché il lavoro non si è fermato al 2014 ma sta andando avanti. Quindi rimaniamo col fatto che, quando riprenderò la parola, la revisione di letteratura ci dicono delle cose molto specifiche di cui tenere conto. Il percorso, questo è quello del setting scuola, che dice che a fronte della costruzione delle griglie e della presentazione degli strumenti, la sperimentazione è avvenuta dall'arruolamento delle scuole fino alla formazione specifica, che, come dicevo, ancora non si è fermata.
Questo lo potrete vedere nelle vostre diapositive, non è oggetto della giornata di oggi perché lo stesso percorso nella giornata di oggi e in prospettiva rispetto al piano 2020-2025 sarà anche per voi con un'ottica diversa. È come se entrando nella scuola di setting avessimo un approccio orizzontale, di programmazione quello opportunistico è come se fosse verticale, sui diversi fattori di rischio, sui diversi territori, lo vedremo. Però questa è ancora una pagina tutta da scrivere che cominceremo a scrivere anche con voi oggi. Dicevo, quindi i tempi sono maturi, avevamo inviato la griglia, per alcune cose stiamo ancora tentando di capire come riformulare i progetti e il catalogo, alcune risposte già ce le abbiamo. Come valutarlo però? Un'EA di questo tipo, abbiamo alcuni passi che ci possono aiutare, che saranno anche quelli che potremo vedere se saranno utili per il Ministero, quindi la realizzazione degli audit, concordare gli obiettivi da raggiungere, sostenere il cambiamento e valutare i progressi in relazione agli obiettivi. Questo potrebbero essere alcuni indicatori, abbiamo provato a scriverli, quindi potrebbero essere il primo passo per definire come fare. A questo punto quindi, quali sono le cose importanti che abbiamo appreso in questo percorso che abbiamo fatto sull'equity audit nel setting scuola? Che il mettere a sistema e condividere le azioni di analisi di contesto, che siano strumenti propri della scuola o strumenti propri delle ASL messi insieme, possono per le scuole sostenere il loro processo di miglioramento, ma per le ASL possono essere utili nel percorso di programmazione, perché le scuole diventano più abili a leggere i propri bisogni e anche a portarli all'attenzione delle aziende sanitarie. La parola di coprogettare, co-costruire ambienti educativi e di salute è un po' quello che era emerso anche dalle vostre parole, perché la scuola in quanto comunità educante diventa capace di relazionarsi in modo costruttivo con l'esterno, di cui l'azienda sanitaria è una parte fondamentale. Se ci riguardiamo in casa invece, le aziende sanitarie in questo modo possono rispondere in maniera proattiva ai bisogni, venendone a conoscenza possono anche essere stimolate a ragionare in termini di non offro e spero che quelli buoni prendano, ma in maniera proattiva avere dei criteri di scelta per poter definire dove fare gli interventi. E dunque condividere le riflessioni sulle disuguaglianze sociali che sono all'origine di disuguaglianze di salute e anche di insuccesso scolastico ed abbandono, ci fa dire che sono le due facce della medaglia che interessano alla sanità e che interessano alla scuola, nella misura in cui le possiamo guardare dallo stesso punto di vista, probabilmente possiamo portare avanti dei lavori proficui. Perché in realtà noi non siamo gli unici a ragionare in termini di disuguaglianza e scuola. Ci sono moltissimi, questo non è una revisione, è semplicemente un stare attento a quello che la stampa dice, e quindi a volte è stampa specialistica, a volte no, quindi vuol dire che c'è un'attenzione da parte di tutti su questi temi e definite anche con sfaccettature diverse. Torna al tema della literacy, quindi la padronanza per esempio con cui gli studenti usano le conoscenze possedute. Questo ha a che fare anche col fatto che quanto io sono in grado di leggere non solo i bugiardini delle medicine, ma quanto sono in grado di comprendere che cosa significa per me un cambio di comportamento, deriva dalla scuola, dalla capacità che ho io di mettere a mio servizio per la mia salute le conoscenze possedute. Quindi, importante, ci dicono,
offrire interventi specifici per gli studenti che non hanno alti risultati a scuola. L'UNICEF ci dice addirittura che vivere in un paese ricco non garantisce tout court un accesso equo a istruzione di qualità e quindi dobbiamo ragionare di politiche adeguate e possibilmente all'interno di politiche adeguate possiamo anche noi dire qualche cosa. La scuola di fatto normalmente dovrebbe attenuare le disuguaglianze di partenza. La scuola si dichiara inclusiva, a volte però le disuguaglianze, nonostante ci siano gli strumenti per poterle vedere, non si vedono, non perché non ci siano, ma perché gli insegnanti, i dirigenti non hanno l'abitudine a indossare le lenti dell'equità. In più, l'abbandono scolastico è un fenomeno complesso, che non si legge la parte più interessante comunque, ma dice che sostanzialmente i fattori di disuguaglianza demografica sono quelli che hanno un peso maggiore e la condizione socio-economica ha un'influenza forte sulla probabilità di essere colui che abbandona la scuola e quindi, come diceva anche Teresa, un altro titolo di studio è la possibilità di stare a scuola facendo esperienze positive di apprendimento è un buon determinante anche per la salute futura. In più l'OCSE ci dice nel 2019, quindi questo è recentissimo, che addirittura il primo fattore di disparità è a livello geografico, nel macro e nel micro, e addirittura in Italia ci sono 3 anni di istruzione pari alle competenze di 3 anni di istruzione differenti tra le zone geograficamente con l'abbandono più alto rispetto a quelle con geograficamente l'abbandono più basso. Quindi sono tantissimi. 3 anni di istruzione su una carriera totale di 13 fanno la differenza. Quindi l'obiettivo sarebbe di ampliare le basi sociali all'accesso alla conoscenza e dare priorità educativa dove si rilevano i bisogni maggiori. Se ce lo dicono quelli della scuola, forse noi possiamo contribuire in maniera positiva allocando le risorse nella maniera più consona rispetto all'equità. Chiudiamo dicendo che addirittura negli ultimi 5 anni, facendo un raffronto tra gli iscritti alla prima superiore col vecchio conio, quindi la secondaria di secondo grado nel 2014 rispetto agli iscritti all'ultimo anno della scuola superiore nel 2019, si sono persi il 23,9% degli studenti. Questo popolo, non è detto, perché i dati sono delle scuole statali, non è detto che siano tutti futuri o attuali NEET, quindi non impiegati e non a scuola, perché alcuni di loro in effetti negli anni vengono riassorbiti dal circuito delle scuole private. Ma il problema torna a bomba, perché riesce ad essere riassorbito dalle scuole private solo quelli che non hanno famiglie che hanno delle situazioni di deprivazione sociale o che abbiano dei determinanti socio-economici difficili. Quindi comunque probabilmente non è così alto al netto la dispersione, di fatto disperdiamo sicuramente quelli che avrebbero più bisogno di stare all'interno del percorso scolastico. Quindi vi lascio con questo e sicuramente nel passaggio successivo quello che si può fare è, dal nostro punto di vista, quindi all'interno del sistema sanitario, come possiamo lavorare, avendo questo sfondo, come possiamo lavorare perché possiamo essere contributivi a diminuire l'abbandono e a migliorare il benessere all'interno delle scuole, anche con